Nuova tappa delle mille miglia di Fonditalia. Oggi siamo davanti all'autodromo dell'Umbria, anzi non davanti, siamo proprio dentro l'autodromo dell'Umbria Maggione. Con me Massimiliano Chiodi, presidente di Federterziario Perugia, benvenuto. Grazie, grazie a voi. Massimiliano, quanto è importante la formazione per il sistema produttivo italiano? È fondamentale, anche perché senza formazione non abbiamo competitività. La formazione poi delle maestranze, dei lavoratori, sono il punto di forza per dare concretezza alle eccellenze italiane. Ecco, alle nostre spalle stiamo vedendo tantissime macchine che partecipano alla Mille Miglia, macchine che partono dagli anni 20, quindi la storia dell'automobilismo italiano. L'hashtag di Fonditalia per questa Mille Miglia è la formazione non si ferma, una formazione sempre in movimento per lo sviluppo e per la competitività? Assolutamente, quello che noi abbiamo alle spalle, queste macchine eccezionali, dimostrano che quando facciamo qualità l'Italia non la batte nessuno. Quando facciamo formazione diamo una spinta alla qualità dell'imprenditoria e delle maestranze umbre, ecco, e nazionali. Quanto è importante per te una partecipazione come quella che ha voluto fortemente Fonditalia appunto nella Mille Miglia di oggi? Ma è eccezionale, perché è un momento in cui possiamo dare evidenza all'azione di Fonditalia, che ha supportato in questi anni e supporterà anche quelle che sono le azioni di miglioramento e di formazione delle nostre maestranze e di tutto il contesto imprenditoriale umbro e nazionale. Molto bene, non possiamo che dirti benvenuto a bordo della nostra Mille Miglia. Grazie, grazie e tante. E continua a seguire questa splendida avventura sempre di Fonditalia. Sempre con la 318 che abbiamo sponsorizzato. Molto bene, grazie, grazie, grazie a tutti.